Ascoltate attentamente questo rumore. È il suono di un camper del 98 che sta cadendo a pezzi. Un mezzo che, quando è stato creato dalla Caravan International, non era stato progettato per fare queste cose, ma probabilmente per andare 2 settimane all'anno in campeggio a Rapallo. Ovviamente stiamo scherzando, perché Goldi, il nostro camper, dopo tutti questi anni è in grandissima forma e ci sta veramente portando ovunque. Ad ogni modo, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video dai boschi. Guarda il video fino alla fine perché ci sarà una sorpresina inaspettata, un ospite d'eccezione. Buongiorno ragazzi, ieri abbiamo dormito qui, questo bosco. Per arrivare qui abbiamo fatto un sentiero sterrato di circa 10 km, ma veramente easy, accessibile a tutti, anche se non hai un 4x4. Se ci siamo arrivati noi, ci può arrivare chiunque. E abbiamo capito che tutti i posti nella natura, soprattutto i laghi, sono veramente accessibili. Quindi, anche se piove, dato che piove molto, le strade non sono assolutamente infangate o piene di buchi. Quindi tutto veramente facile e studiato per essere comodo e semplice. Siamo qui su un lago, l'ennesimo lago, ma la particolarità di questo posto è che siamo da soli. Abbiamo dormito qui per la prima volta da soli, nel nulla, nella natura. Ieri sera intorno alle 10, 10 e mezza, è arrivata un'auto, una coppia, un uomo e una donna, con giubbettini di salvataggio e canne da pesca, e sono andati a pescare, perché qui c'è la possibilità di prendere le barche a remi e andare a pescare sul lago. La cosa bella è che c'è un silenzio pazzesco. Manu è su Goldi che sta lavorando tantissimo. Vi porto a vedere la spiaggia. Barchette, zona classica barbecue per fare il fuoco con la griglia. Qui c'è anche un'altra griglia, un altro barbecue portatile. Quando siamo arrivati ieri c'era una famiglia qui che stava cucinando, ci ha subito chiesto se ci serviva la zona per fare fuoco. Faccio vedere tutte queste cose perché, ovviamente, oltre al fatto che poi chi prenderà la nostra mappa della Svezia ha la possibilità di rendersi conto di dove siamo stati, dove abbiamo dormito, in questo posto ovviamente sicuro come tutto il resto della Svezia dove siamo stati, ma soprattutto per far vedere anche a chi non verrà mai comunque la bellezza del posto, perché ce l'aspettavamo così, ci immaginavamo i laghi, la natura, ma non così. A grande sorpresa non ci sono le zanzare. Ci avevano detto che era pieno di zanzare, che ci avrebbero devastato. Io sono qua, c'è una zanzara. Sparano. Intanto senti degli spari. Ah, ho visto quel bidone giallo, pensavo ci fosse qualcuno. Ah, questo è anche interessante perché è una piattaforma per pescare, praticamente è legata a una corda. C'è anche una carrucola là, adesso secondo me la corda è un po' corta, però c'è il posto per sedersi e poi ti metti le canne lì, insomma ti fai un giro sul lago, poi con la corda ti torni a riva. E questa è un'altra zona, anche se sembra un po' in costruzione. Altro braciere, qui sembra in costruzione perché ci sono anche delle viti lì sotto. Andiamo in barca, dai. Dai, vieni! Amici, ragazzi, alla fine non ho convinto Manu a venire in barca con me. Questa esperienza romantica sul lago. A meno ci fosse un po' di sole.
com'è sta birra? Adesso non lo so, adesso passaggio te lo dico. Abbiamo fatto la spesa nel negozio degli alcolisti svedesi. La birra di Berlino con l'orso. Questi siamo noi che una settimana fa entriamo in un Systembolaget, cioè l'azienda pubblica svedese che dal 1955 ha il monopolio della vendita di bevande alcoliche da asporto. Il Fernet Branca costa 2,39, 18, 19 euro. Santa Maria. Ovviamente non volevamo acquistare il Fernet Branca, ma semplicemente qualche birretta con gradazione superiore ai 3,5 gradi. Perché dovete sapere, amici, che in Svezia si beve parecchio e per contenere i problemi legati all'alcol non si possono comprare alcolici e superalcolici al supermercato, dove al massimo si vende birra a bassa gradazione alcolica o analcolica. Stessa cosa, tra l'altro, succede anche in Norvegia. Sì, ma qua... Aspetta. C'è il brew questa, Sofì. Ma questo è il prezzo. Non capisco. Perché 16,40? No, 32. Ovviamente i prezzi non sono proprio economici. Piemonte Barberta. 9 euro. Porco Giuda. Questo è il nostro bottino da 15 euro. Ma torniamo al video. Comunque abbiamo deciso, visto che Manu non vuole venire con me in barca a fare questa esperienza romantica, se qualcun'altra che uno o qualcuno vuole fare un'esperienza romantica sul lago con Matteino me lo dice, veniamo qua, facciamo questa. Comunque ragazzi, qui fa insieme. Proprio freddo. No, non è vero, non è abbiamo dovuto freddo. Accendere il riscaldamento tutto sta il giorno. Benissimo. Fa freddo, io non ho assolutamente voglia di andare in quel posto umido, nella barca umida, a partire del freddo. No. Forse almeno del sole verrei. Io... Ah, le mani fredde! Io ho condizionato il mio fisico, ma la temperatura svedese, sto benissimo. Potrei trasferirmi qua. Sì, dico, le mie origini viking, il mio sangue nordico... Io invece no, sono tornate... a me questo clima uggioso... Tu che sei in meridionale... Preferisco il sole al freddo. È bellissimo. Sì. A proposito di sole, ormai completamente orari sballati perché praticamente non tramonta mai, non è mai notte, sono le 4 del pomeriggio e noi dobbiamo ancora fare pranzo. Perché lavorato stamattina. Sì, però cioè, siamo di nuovo sballati, ci proviamo a mantenere degli orari, ma non è possibile. Ma è un alce! La vista Manu, la vista Manu. La prima retta del viaggio. Guardala qui. Tranquilla, in mezzo alla strada. Ma è piccola, è un cucciolo. Ma è una retta cucciola. Ehi. È una retta cucciola, lì. Quanto sei contenta? Adesso non vi posso più girare. L'ho vista prima io stavolta. No, dovete sapere che io ho il detector per gli animali, tipo Ace Ventura. Praticamente se c'è un animale anche grosso così, non so perché lo vedo subito. E no, la renna non l'ho vista. Stavo guardando i trattori arrugginiti. Ho detto, guarda che bello. Adesso mi giro. Che bello cimitero dei trattori, cazzo, la renna che correva in mezzo ai trattori. Bellissimo. L'ho vista io.